messaggio. Mi chiamo Tommaso Kairos e sono al comando come unico passeggero del vascello interstellare Spell. Mi sto apprestando a compiere l'ultimo dei 7 salti intergalattici grazie ad una mirabolante tecnologia che è l'ala di spinta Craig. Ancora una volta piegherò lo spazio e il tempo per raggiungere l'ultimo anello di congiunzione che mi condurrà al centro dell'universo. Dai miei calcoli, sono trascorsi 7 giorni del tempo terrestre dalla mia partenza, ma qui tutto ciò non ha un senso. Da ciò che recentemente ho appreso, il tempo che io considero presente qui e ora è solo una congettura della mia mente razionale. Lo scorrere del tempo, come noi lo conosciamo, è errato. Il passato è solo un eco del mio presente ed il futuro è solo un'improbabile visione di un presente che ho idealizzato quando tutto questo, ancora una volta, era già passato. Mio malgrado, stento a credere che tutto ciò possa solo essere una qualche forma di illusione. Ma sembra sia così. La mia mente razionale mi impedisce di comprendere appieno questa esperienza. Ma a dire il vero, tutto ciò ha poca importanza. Quello che conta davvero è la storia che ho da raccontare. Una storia che riguarda tutti noi. A lungo ho lottato con la mia razionalità per accettare quanto sto vivendo, ma avevo la ferma necessità di renderlo reale. Vi racconterò di qualcuno che è al di sopra della nostra comprensione, della mia comprensione, mi ha istruito per questo viaggio. E ora sono qui, ad un passo dal compimento. Senza le sue informazioni non avrei mai potuto nemmeno immaginare di spingermi sino qui, oltre l'inimmaginabile. Sto registrando questo mio ultimo messaggio perché volevo essere certo che nulla di tutto ciò andasse perso. Perciò che ho vissuto sia per tutti voi di aiuto per ritrovare la speranza in un mondo migliore. Vi garantisco che un nuovo credo universale a cui rivolgere lo sguardo esiste. Ed io, come voi tutti, ne sono parte. Per comprendere appieno ciò che mi attende, sono giunto alle porte di un confine che mi condurrà al centro dell'universo. E a questo devo dare un senso. Non posso negare che il viaggio che ho intrapreso è nato principalmente dalla mia brama di conoscenza. Ma è anche figlio di una domanda a cui devo dare quella risposta che mi è stata offerta. Salvare l'umanità dal baratro di oscurità in cui è precipitata. Ecco perché, prima di questo ultimo passo, sento la necessità di assolvere un compito che credo sia fondamentale per me e per tutti voi che mi ascolterete. È stata la mia razionalità ad impormi di vedere con i miei occhi ciò che solo il mio cuore percepisce come reale. Ho ascoltato nel mio profondo chi ha saputo farmi comprendere che la promessa di una nuova speranza e una nuova rinascita sia a portata di mano per tutti noi. Ed è sempre per questa esigenza di rendere reale ciò che ho vissuto che mi impone di raccontarvi cosa mi ha condotto qui, quanto ho vissuto prima e sento di doverlo fare ora, prima dell'ultimo salto, prima dell'oblio che la mia mente teme e brama allo stesso tempo. Vi narrerò una storia che potrà avere dell'incredibile per alcuni, ma è la verità che ho vissuto e che mi appresto ad affrontare. È passato un tempo di cui non ho più coscienza, da quando mi addestravo per essere un comandante delle forze speciali che molti di voi conoscono come il Dominio. È passato del tempo da quando al servizio dell'Ordine dei Dieci ho utilizzato la forza per assecondare la follia di chi ha deportato l'umanità sulle colonie di Marte e di Venere, solo per appropriarsi di ciò che apparteneva a tutti noi, la nostra casa. C'è stato un tempo in cui credevo che ciò che stessi facendo fosse la cosa giusta, ma così non è, e non lo è mai stato. Vi hanno ingannato, almeno quanto lo hanno fatto con me. Ci hanno usato come pecore di un gregge per darci in pasto ai lupi più feroci. Hanno pianificato per centinaia di anni questo genocidio fisico e psicologico dell'umanità. Molte persone buone di cuore, innamorate della vita e dell'umanità, hanno dato la loro esistenza per permettermi di essere qui e ora. La loro fede in ciò in cui credevano le ha rese forti e determinate, più di quanto io abbia mai anche solo immaginato di esserlo.
il mio essere dubbioso, la mia insaziabile necessità di vedere e di toccare quel qualcosa in cui oggi credo, ma di cui non riesco a prendere atto se non attraverso i limiti dei miei insignificanti sensi terreni, mi ha spinto in questo viaggio attraverso l'universo. Se la cecità che a lungo ha offuscato il mio cammino non fosse solo stato un mio mero limite umano, e la mia fede che non conoscevo mi avesse dato modo di agire prima che molte cose accadessero, seguendo solo l'istinto che il mio cuore bramava, forse avrei guadagnato tempo. Già, il tempo, questo sconosciuto. Ciò che mi appresto a raccontarvi mi permetterà non solo di condividere ciò che ho appreso e la speranza che mi auguro di donare all'umanità, ma deve darmi anche modo di farvi comprendere quale sia stata la mia incapacità di agire diversamente. Molti di voi, probabilmente, non hanno più coscienza di cosa voglia dire avere fede, avere un credo da perseguire. Da un tempo di cui non ho memoria, ogni forma di credo è stata abolita. Non tanto perché nei secoli le diverse ideologie si siano contrapposte, spesso errando, e si siano combattute in nome di un Dio diverso. No, fratelli miei, questa negazione vi è stata imposta per un motivo più subdolo, più feroce e profondo. Ciò che abilmente ci hanno tolto è stata la speranza, la capacità di immaginare che oltre la nostra umanità vi fosse un qualcosa o un qualcuno che ci potesse essere vicino, supportandoci nei momenti di difficoltà o di sconforto. Ci è stata levata quella capacità di credere in un qualcosa di superiore alla nostra fragile carnalità, a quel qualcosa che esista o no, che nei millenni ci ha spinto oltre noi stessi, rendendoci capaci di andare oltre le nostre aspettative. Ci è stata levata l'opportunità di renderci migliori, imponendoci un credo che non può essere il nostro. L'individualità è ciò che ci rende unici, speciali, la collettività è il corpo che ci evolve come popolo. Ci hanno fatto credere che avere un credo in un essere superiore fosse un male, perché dovevamo solo credere in loro, nel loro modo di agire, nei pensieri che ci hanno subdolamente convogliato nella mente giorno dopo giorno, anno dopo anno, secolo dopo secolo. Ci hanno fatto credere che il mondo ci si fosse rivoltato contro per vendicarsi di ciò che avevamo fatto alla madre terra. Ci hanno drogato la mente, instillandoci l'odio tra fratelli. Ci hanno fatto credere che la diversità non fosse frutto del dono dell'individualità, ma che fosse solo il frutto di un'intolleranza. Ci hanno fatto credere che le pandemie fossero frutto della nostra arroganza e non della natura, quando erano loro con biechi esperimenti che si preparavano ad annientarci. Ci hanno condotto in guerre senza scopo, facendoci credere che privando l'altro noi saremmo sopravvissuti. Ci hanno privato del diritto di essere ciò che volevamo e di vivere nel nostro nome solo per il loro bieco interesse. Ci hanno integrato ad una tecnologia folle, inserendoci innesti per controllarci, condizionarci, per annullare il nostro pensiero e uccidere quell'individualità che ci rendeva unici. Ci hanno reso marionette, schiavi di un unico pensiero legati ad un filo nelle loro mani. Chi mi ha guidato con amore e sapienza in questo viaggio lo ha fatto con un solo intento: dare a tutti noi una nuova speranza, un nuovo credo. Lasciate che vi si narri questa storia e fate in modo che giunga ovunque, così come vi verrà raccontata. Voglio essere il più chiaro possibile perché comprendiate che questa non è la mia storia, ma la storia di uno di noi. Questa è la storia di chi ha compreso che la realtà è solo una fantasia che qualcuno ha realizzato. Aprite i vostri cuori e le vostre menti, perché questo messaggio possa essere di monito e di insegnamento per tutti noi. Io ho scelto di ribellarmi. Voi cosa sceglierete?